Siamo tornate con la nostra nuova amichetta. Ciao, ciao amichetta. Asia! Ciao, ciao a tutti. Per chi non facesse parte di Disagio Wave, un po' tanti, o comunque non conoscesse molto bene il mondo indie, mm-hmm. Asia è la nuova web star. Esatto, la web star indie. Quindi star non... indie. È vero. Asia, presentati. Ciao. Allora, io sono Asia Gergo, ho un canale YouTube dove faccio cover del genere indie. Ho cominciato poco tempo fa, quindi quest'estate, e è stato molto bello perché ho ricevuto dei riscontri molto positivi e è successo tutto così in fretta che ancora devo metabolizzare in realtà. Però sì, poi mi trovate anche su Facebook, ho una pagina. Questo. Breve e concisa la ragazza. Breve, esatto. Molto breve e concisa. Ma dici un pochino una cosa, tu quanti anni hai? So che non si chiede una ragazza, una donna, però siamo tra amiche, dai. Ma sì, io ne compio 18 a marzo. Sei piccolina. Mi sto sentendo una nonna. Vai. Lasciamo spazio ai giovani. Certo, non abbiamo avuto spazio noi nemmeno, quindi che devo lasciare? È tutto tuo lo spazio, è tutto tuo. Piccola. Comunque, noi abbiamo... visto che tu sei figlia di Roberto. Sì. Ma ho visto il video della Digievoluzione che è bellissimo. Sì. L'ha fatto Nicola. E, ma tuo papà faceva già cover e quindi no, hai preso... No. Dici. No, allora papà suona la chitarra da sempre praticamente. E niente, lui ha fatto questa cover quasi un po' così per scherzare. Cioè, mi ha fatto tipo, dammi un po' la telecamera e metto a fare una cover qua in camera tua. Quindi tipo, tale padre, tale figlia. E quindi è andata così. Poi l'ha postata, io l'ho condivisa, quindi anche per quello l'hanno vista. Mi ha fatto molto ridere come cosa a me. Sì, è stato bellissimo. Da amante dei Digimon, tra l'altro. Ragazzi, quindi se non lo sapete andate, cercatevela su internet perché è bellissima. Esatto. E gli After Hours. Ma poi, cioè, io mi chiedo, questo successo, come nasce? Sì. Cioè, nel senso, non è che tutte le ragazze, le adolescenti, non so, che si mettono a fare cover diventano famose. Anzi, sono veramente Guarda. Poche. Quindi sei stata molto fortunata e brava ovviamente, sì. Anche, ma cioè, come è scoppiato il caso e soprattutto te lo aspettavi tutto questo seguito? Allora no, allora innanzitutto io ho cominciato a fare cover, quindi diciamo senza aspettarmi assolutamente niente. Poi vabbè, ho deciso, perché comunque in quel periodo ascoltavo solo indie come adesso, mm-hmm. Ascolto prevalentemente indie e quindi faccio un genere preciso, diciamo. Non spazio troppo, mentre se tu vai a vedere magari i canali delle altre coveriste, sì, sì. Ci trovi un po' di tutto, insomma. Invece io mi sono fermata appunto su questo settore, su genere, tra virgolette. E poi vabbè, io tipo le ho sempre un po' spammate ovunque, quindi forse anche per questo. Tipo le ho messe sui gruppi per esempio, quando facevo una cover dei giornalisti, poi la postavo sul fan club dei giornalisti. Quindi la vedevano chi ascoltava i giornalisti. E così un po' per tutti i video. Poi li ho pubblicati sulla pagina. Insomma, mi sono spammata un po'. Quindi il segreto è tanta spam. Esatto. E perché non riusciamo ad avere questo successo? Fino proprio a farti odiare. Perché alla fine, esatto, succede quello. Però insomma, se poi può portare a questi risultati, non è, guarda, non è malissimo. Sì. Ma a proposito, tu come mai coverizzi solamente canzoni dell'indie italiano e pochissimissimo di quello straniero? Perché esattamente la risposta è proprio sincera, cioè io ascolto solo indie ultimamente, perché diciamo non ascolto indie tutta la vita, però è un periodo che risale diciamo 2016 che ascolto prevalentemente indie, proprio perché mi piace perché diciamo che con l'italiano riesci a capire il senso delle parole, riesci magari a costruirti una storia tutta tua dietro a quel significato, mentre con l'inglese io già non ci vado d'accordo, tra parentesi, però non sento insomma le stesse cose, questo, quindi perché ascolto indie.
Comunque questa risposta mi ha ricordato un po' la mia insegnante di danza che diceva: noi balliamo le robe in inglese così la gente non capisce le parole, non dobbiamo rappresentarle. Scusate, ho avuto questo flash un attimo. E comunque, vabbè, Piccoli effettivamente, aneddoti. sì, piccoli aneddoti. No, volevo fare una domanda, proprio adesso mi sono distratta Dici. con questa cosa. Ah no, ok, sì, volevo dire, ok, tu ascolti musica indie, che... Vabbè, ultimamente diciamo che non sta passando più un bel periodo dal punto di vista delle opinioni della gente sull'internet, eccetera, però diciamo che c'è di peggio. E adesso stavo... In che Nel senso? senso che tutti abbiamo avuto gli scheletri nel passato prima di passare a miglior musica, no? E io mi chiedevo... Tu, prima di passare all'indie, hai avuto un, non so, il tuo periodo, quello scandalo che si vergogna insieme alla Il mail di guilty Messenger? pleasure. Guarda, scandaloso, diciamo proprio che risale ai tempi delle elementari, perché alla fine prima dell'indie, per esempio, ci sono stati Nirvana, il periodo di Nirvana. Prima di Vabbè, quello Nirvana ci non è sono stati i Sex scandaloso. Pistols. Ok. Quindi diciamo che se proprio devo nominare qualcuno, direi che ne so, Jonas Brothers in terza elementare. Mia, in terza Quando elementare. No, vabbè, quarta elementare, quando facevano High School Musical, Eh insomma, dai. sì. Capito? Il film della nostra adolescenza, Federica. Per Per lei voi era in terza elementare. elementare. E A vorrei... No, proposito. ricordiamo a tutti i nostri ascoltatori che l'altra volta, a telecamere, tra virgolette, spente, c'è stato un po' di Jonas Brothers in cui abbiamo ballato e cantato io e Leonardo di Golden Gold, ma chissà se il video uscirà mai fuori. Chissà. Chissà. No, Comunque, comunque. solitamente il disco di cui ti vergogni maggiormente è il primo disco che hai comprato. Per Esatto. te, qual è stato il primo disco? Oddio. No, cioè, primo disco. In realtà il primo disco che ho comprato è stato quello dei Sex Pistols. Non posso dire che me ne vergogno, Eh non me ne vergogno no, assolutamente. infatti. Anzi, sta proprio lì in camera in bella vista, come un altarino. Quello è stato sì, il primo disco che ho comprato. Su Spreaker iniziano a commentare e ci Sì. chiedono: Masia, non ti vergogni di ascoltare indie? Ce lo chiede Clara. Perché Clara queste cose? Clara, che cazzo Non ti stai ascoltando? vergogni? Scusami. No, allora, cioè, non devo vergognarmi di una cosa che mi Anche piace. perché ci Cioè. dovremmo vergognarci tutti, altrimenti. Il programma si basa su questa musica. Chiudiamo il programma. No, scusa se ti ho interrotto, vai. Adesso, se ci pensate, l'indie sta abbastanza spopolando, perché tutta la gente che magari prima, cioè, mi portava per culo, adesso ascolta Calcutta, sente i giornalisti, magari condivide le canzoni su Facebook e lì, capito? Stiamo Va così. diventando mainstream. Eh Peccato, sì. È peccato. diventata una moda. È diventata una grande moda. Detto questo, direi di ascoltarci una delle tue cover e poi ritornare sempre qui e continuare la nostra intervista. Va bene. Ci ascoltiamo Secchio di Popix Ah sì. e ritorniamo sempre qui su Buongiorno, Buona Ok. Fortuna. Va bene. Dal cielo mi cadono le palle, i pantaloni si sono rotti. Coraggio di guardarti in fondo agli occhi, perché ho paura del tuo amore, è troppo serio e razionale per me. Che sono un frocio perso, dal cielo mi cadono le palle, i pantaloni si sono rotti, e non ho più il coraggio di guardarti in fondo agli occhi, perché ho paura del tuo amore, è troppo gonfio per scoppiare, per me che sono un frocio perso. E ricomincio a piangere come un secchio d'acqua, svuoti tutto nell'amaca, mi sorridi, sei una vacca che fa mu mu. Piangere come un secchio d'acqua, svuoti tutto nell'amaca. E ricomincio a piangere come un secchio d'acqua, svuoti tutto nell'amaca, mi sorridi, sei una vacca che fa mu mu. Si sono rotti e non ho più il coraggio di guardarti in fondo agli occhi, perché ho paura del tuo amore, è troppo serio e razionale per me. Che sono un frocio perso, dal cielo mi cadono le palle, i pantaloni si sono rotti e non ho più il coraggio.
coraggio di guardarti in fondo agli occhi, perché ho paura del tuo amore, è troppo gonfio per scoppiare, per me che sono, per me che sono un braccio perso. Oh oh, e ricomincio a piangere come un secchio d'acqua, sbotto tutto nella macca, mi sorridi, c'è una vacca che fa mu mu, piangere come un secchio d'acqua, sbotto tutto nella macca. Ricomincio a piangere come un secchio d'acqua, sbatti tutto nella macca, mi sorridi, c'è una vacca che fa mu mu. E questo era Popix, o in realtà era Asia Gergo che coverizzava Popix o Popper, che dir si voglia. Tu lo chiami Popix o Popper? Guarda, in realtà si dice Popper. Popper, no, okay. Me l'hanno detto al concerto. Vedi, dovevamo andare al concerto di certo, Toto. E poi scoprirlo. E niente, comunque tu hai coverizzato, se non sbaglio, più di una canzone di Popper. E sono molto contenta perché purtroppo qui accanto a me ho Uero e non apprezza questo tipo di canzoni, io invece adoro. Scusate se, se cerco il senso logico. Normale. È normale, la ragazza. Sì, non possono piacere a tutti. È vero, sono l'eccezione che conferma la regola. Ma è meglio così, È meglio, è meglio. Peccato. Comunque, sempre su Spreaker, dicevamo, Clara ci ha detto che in realtà lei è la prima a ascoltare il genere indie e quindi sono molto contenta. Sì, abbiamo capito che era uno scherzo, tranquilla, sì, poverina. La nostra era una risposta così molto spontanea, ma ti vogliamo bene, Clara, e tu sappiamo che ce lo vuoi. A proposito di commenti, sotto i tuoi video, su YouTube o su Facebook, hai mai ricevuto qualche critica negativa, perché gli haters sono dappertutto, si sa. Sì, ma voglia, no, ne ricevo spesso e rispondo tranquillamente, anche perché alcune sono critiche costruttive che quindi sono molto utili, per esempio riguardo alla chitarra, perché comunque non sono, diciamo, cioè non ho le basi, le tecniche, grandi tecniche, ho imparato da sola, quindi devo migliorare, insomma. E quelle le apprezzo molto. Poi ci sono altri commenti che, vabbè, stanno un po' su tutto il mondo di YouTube e basta sorvolare e va tutto bene. E sempre a proposito di commenti, invece, quelli più belli, più particolari, oppure i messaggi più fighi che hai ricevuto in bacheca, più strani, più stupidi? No, vabbè, guarda, io da quando ho iniziato ho ricevuto veramente tantissimi messaggi proprio belli, di quelli che tu li leggi lunghi, magari un poema, e proprio li leggo con le lacrime agli occhi, quindi sì, di questi ne ho ricevuti tanti. Adesso non ne ricordo proprio uno in particolare, perché sono stati tutti bellissimi, anche quelli corti, in realtà, cioè quando la gente mi scrive io sono veramente sempre felicissima, proprio mi lasciano col sorriso. C'è stato un attimo di silenzio, abbiamo perso Federica. Stavo leggendo i commenti, perché ti stanno arrivando un sacco di commenti. Innanzitutto c'è Clara che ha detto che sicuramente le vuoi più bene tu. Cioè, ma sì, ma salutate Clara, ciao Clara. E soprattutto le rane che ti salutano calorosamente. Mentre Andrea Lombardini, esatto, ha deciso di scriverci un poema. No, innanzitutto ti saluta da Castello Filardo. Filardo. E dice: Asia, stai diventando mainstream nel panorama indie e l'indie sta diventando mainstream. Secondo me è un bene, perché significa che c'è una certa consapevolezza musicale da parte della gente. Molti invece sono contrari e preferirebbero che l'indie rimanesse un circuito chiuso. Dibattito, hashtag dibattito. Cosa ne pensi, Asia? È meglio l'indie mainstream o l'indie indipendente? Allora, non è facile come questione, però se io penso all'indie in generale, quando lo conoscevo solo io era forse meglio di adesso, che lo conoscono tutti, perché prima sembrava una cosa quasi privata, una cosa personale che avevo solo io, l'indie. Invece adesso sta nelle mani un po' di tutti, però in realtà non è una cosa negativa, ma è anche vero che sì, a volte sono un po' gelosa, per esempio quando qualcuno condivide, che ne so, le mie canzoni preferite, sapendo che in realtà magari ha ascoltato solo quella di quell'artista. Beh, e
capito? Quindi Sono molto d'accordo anch'io, ogni tanto mi non è lascio proprio il arrivare. massimo, però vabbè, ci si convive, forse è meglio così. Per me assolutamente, diciamo, mi conviene questa cosa che l'indie diventi mainstream, comunque sia conosciuto, perché poi ci sono più persone che magari, che ne so, visualizzano le cover. Tra l'altro Antonio Russo ci scrive: l'indie sta diventando talmente mainstream che pure mia nonna Carmelina di 86 anni conosce Tommaso Paradiso e si farebbe dare due buttarelle da lui. Non ci credo, questa non ci credo. Brava nonna Carmelina, c'è bei gusti. Ovviamente Federica non poteva risparmiarsi il suo commento. Comunque, Esatto. Asia, cioè, non abbiamo mai ricevuto così tanti commenti innamorati. C'è un Gian, non riesco a leggere da lontano, ma Gian Giangikira. Gikira. Asia, ti amo. Volano paroloni, Esatto, ragazzi. ricambio sempre. Elia Quarzago, dite ad Asia che la sto ancora aspettando sulle scale del panificio. Asia, cavolo. Questo è un riferimento all'officina della Camomilla. Ah, ok, non dovete andare a lanciare farina di ciliegi. Soprattutto Tristissima. Detto questo, dai ragazzi, continuiamo, continuiamo perché il tempo Clara sta. vuole aprire un attimo un Che è flame successo? dicendoti. Vabbè, innanzitutto stanno parlando di Tommaso Paradiso. Ragazzi, risponderemo alle domande su Tommaso Paradiso quando ci concederanno un'intervista. Comunque, Asia, ti dicono di non fare discorsi da teenager svecchia dentro. Sempre Clara. Ah, Mi a me dispiace. dicono. E amore e odio tra te e Clara. Ah, capito. Clara. Francesco Bruno dice Verano, molto meglio dell'officina della Camomilla. E va bene. Continuiamo con la nostra diciamo. intervista. No, allora, Dimmi, torniamo alla che è nostra successo? intervista. Cosa No, una vuoi? domanda. Vai. Cioè, nel senso, una domanda seria. Praticamente, questa nostra carissima amica, Asia, è passata dalle cover su YouTube ad aprire concerti. Abbiamo saputo che ha aperto i concerti di Popix o Popper, come volete chiamarlo, di Canova, Ah, deve aprirli, oddio, scusatemi, deve aprirli di Giorgio. Ma ragazzi, ma state parlando con una che si è svegliata alle 9 oggi, voglio dire, è all'alba. Giorgio Poi, ma soprattutto, no, per me è l'alba, momo. Ti hanno invitato a suonare al raduno di Disagio Wave, giusto? Quindi io mi chiedo, ti rendi conto che innanzitutto che stai diventando una colonna portante della gioventù indie? E soprattutto come vivi questo salto, diciamo, di insomma, passare da YouTube ai concerti della musica che ami, immagino che tu sia contentissima. Assolutamente sì, è una cosa che veramente se tu mi dicevi quest'estate, se mai sarebbe successa una cosa del genere, ti dicevo proprio no, ti ridevo in faccia, perché veramente è una cosa grande. E ringrazio tutti i giorni il cielo per questa cosa, perché ora non so se sia una grande botta di fortuna o qualcos'altro, però veramente mi rende felice, tanto, tanto felice. E quindi, ma io spero soltanto che possa andare avanti così ancora per un po', perché ecco, non vorrei insomma eclissare Eh all'improvviso. beh, noi insomma te lo auguriamo di continuare così, insomma. Poi, va bene, approfitto per dire che tra poco uscirà un mio pezzo, lo pubblicherò su Facebook, finalmente. Spoiler, spoiler. E Finalmente. quindi spero che piacerà, insomma. Titolo, titolo. Non lo so. Allora, almeno il tema. Lo dico. No, no, vabbè, dico il titolo. 2016. Che può dire tutto e può dire niente. Esatto. Esatto. Momo suggerisce la sfiga, che il tema del Dai. brano sarà la sfiga. E insomma, dopo la morte di David Bowie, effettivamente. Vabbè, non vediamo l'ora di ascoltarlo comunque per scoprire qual è il tema. Quindi ragazzi, attenzione, fra Attenzione. pochissimo, nuovo, no, Primo, primo cavolo. Primo brano brano di di Asia Asia. 2016. E noi non vediamo l'ora di Esatto, ascoltarlo. lo condivideremo proprio a ruota. Detto questo, io farei l'ultima domanda prima dell'ultima cover. Ok. Quindi, fai tu. Tocca a te. Vogliamo fare il chibucci dalla torre? No, O facciamo noi facciamo dopo. dopo? Sì, Ok, sì. allora no, l'ultima domanda era, a sto punto effettivamente ci chiedevamo io e Federica e credo tutti,
a meno che non lo sappiano già, insomma, perché hanno parlato con te in privato. Ma prima, insomma, di passare a, insomma, YouTube con le cover, poi aprire i concerti, eccetera, in passato, in precedenza, hai mai cantato in pubblico? Cioè anche in generale? Beh, sì, io diciamo che ero sempre quella che portava la chitarra quando stavamo in gruppo, oppure alle feste a scuola, durante per esempio le feste d'istituto facevo sempre un pezzo, diciamo. E, no, io da quando ho iniziato a suonare non mi sono mai staccata dalla chitarra, quindi diciamo sì. Insomma, diciamo che più o meno... Ah, a proposito, no, a questo punto io mi chiedo, ma quando tu poi registri le cover per poi metterle su YouTube, vivi un po' la pressione del fatto che poi andranno ad ascoltarle le persone, o magari il fatto che ci sia una telecamera ti, diciamo, no, ti... No, questo ti tranquillizza? No, sto molto tranquilla, io davanti alla telecamera. Comunque, quello che posto è sempre relativo ai miei gusti, quindi diciamo... Okay. Faccio le cover solamente di canzoni che mi piacciono, non le faccio per gli altri. Giusto. Detto questo, io manderei la cover di Calcutta, Gaetano, e ritorniamo subito dopo col Kibbutz dalla Torre. Gaetano mi ha detto che viviamo nel ghetto, ma nel mentre io penso che se dormissi disteso sul tuo lato del letto, io forse sarei te. Volevo avere dei figli, né troppi né pochi, né tardi né domani. Con l'inverno che avanza, tu vuoi aprire un'azienda che fa tende con le mani. E ho fatto una svastica al centro Bologna, ma era solo per litigare. Non volevo far festa, mi serviva un pretesto per lasciarti andare. Fiamme nel campo rom, tua madre lo diceva, non andare su YouPorn. Suona una fisarmonica e fiamme nel campo rom, tua madre lo diceva, non andare su YouPorn per lasciarti andare. Mi serviva un pretesto, la verità, ti vorrei accompagnare, fare ancora quattro passi con te. È difficile se vai veloce stare al passo con te. Come si fa? Quante volte ho pensato che alla fine il sorriso è una parete, se vedi bene. Mi annoiavo alle feste, mi annoiavo alle cene. È arrivato il momento, ragazzi. È arrivato il momento del Kibbutz dalla Torre. Dopo settimane di assenza. Tra l'altro, dopo ci dobbiamo giustificare per bene, non è che si torna. Sì, chiediamo scusa e ci sarà la sorpresa, ovviamente, fatta apposta. Ovvio. Comunque, il Kibbutz dalla Torre. Chi inizia? Inizio io? No, vabbè, inizio io perché questa effettivamente la prima si collega molto alla domanda che ho fatto prima di lanciare la canzone. Cioè, Kibbutz dalla Torre tra il suonare live e il suonare tramite video, tra virgolette. Cioè, devo scegliere una di queste due, giusto? Sì. Beh, io suonerei live.
Quindi buttiamo i video. Buttiamo i video? Sì, cavolo. Ok. Meglio. E poi Poi te lo chiedo perché sto imparando a suonarlo anch'io. Tu preferisci, o meglio, chi butteresti dalla torre fra chitarra ed ukulele? Perché mi ho visto che fai le cover sia in chitarra sia in ukulele. mi butterei con la chitarra, cioè nel senso preferisco la chitarra perché l'ukulele ancora non sono proprio esperta, quindi meglio chitarra. Neanche Federica è esperta, però nonostante Però lo amo questo, tanto. fa le solite due note, però. Scherzo, è perché è piccolino, la chitarra non riesco ad impugnarla. E poi l'ultima, La domanda delle che mi domande. sta proprio, che non vedo l'ora di che, Popper o tutti gli altri? No, dai, allora no, tutti gli altri, cioè Popper alla fine se dovessi scegliere non sarebbero il mio gruppo preferito, però sono piacevoli, mi piacciono, mi divertono insomma, quindi no, il mio artista preferito è Calcutta, quindi c'è poco da fare. Vabbè, Popix o Calcutta, quindi avremmo dovuto chiedere. Oppure Calcutta o tutti gli altri? Peccato Vabbè. però, perché la mia cover preferita è quella di Io sono un missile. Sì. Peccato. E va Vabbè, bene, quindi. dai. Detto questo, io direi di leggere gli ultimi commenti e poi salutarci. Ci Vabbè. dicono: Stefano Vella ti saluta da Roma. Oh, che carino. Dille che lo so. No, a parte mi sente, quindi ti Sì. saluto tanto. Cioè lì è venuto, no, questo lo devo dire, è venuto tipo, io ho aperto il concerto dei Popper l'altro ieri in Abruzzo e lui è venuto da Roma per sentire me. È una cosa grande. Questi sono amori che No, nascono. è stato dolcissimo, veramente. Che Quindi caro. ciao Stefano, vieni ad Ciao. ascoltare pure noi a Lecce. Detto questo, Renato ti chiede, quando fai una cover di Cattolica? Si potrebbe fare? Sì. Quindi Renato, E non Renato, male. Forse sarai accontentato. forse, dai, probabilmente. Andrea Dai, Lombardini probabilmente. dice che ti segue da quando avevi meno di 100 iscritti. È vero, me lo ricordo. E sapeva che avresti fatto tanta strada e che ne farai tanta. Ah, che dolce, Carino. carino. Quanto amore. Dolcissimo. Clara si corregge e dice: Mo' mi spiego. Le cose sono belle perché si condividono, la musica di nicchia come l'indie tempo fa sono belle perché ti rendono felice. È bello che questa felicità riempia tanti cuori, come quello di nonna Carmelina di 86 Esatto, anni. soprattutto. Grande. Riccardo dice: Asia è il vero indie, quello è più genuino, aspetto con ansia inediti. Riccardo, sarai contentato? Esatto, presto. Grande Ricky. Poi, sempre Roberta, Clara. scusa. Ma meglio non cadere nella nostalgia canaglia, è solo un precipizio. Quando c'era lui, eccetera, eccetera. Beh, quello non lo diciamo proprio, meglio che se Vabbè, tante quando persone. c'era lui Tommaso Paradiso. Ovvio, se tante persone apprezzano vuol dire che è un bel prodotto, come Asia. No, noi siamo più che d'accordo ovviamente con Clara, però non sul se c'era lui. E poi vabbè, Roberta, non lo so, Roberta è lascio a felice te. per Gaetano. Ciao Gaetano. Perché dovete sapere che il ragazzo di Roberta si chiama Gaetano ed ogni volta che entra in casa io gli canto la canzone di Calcutta. Ah. Mi sembrava giusto. E adesso Alla dedicata a attenzione. lui, insomma. Esatto. Gianluca Pace scrive prima Asia, poi in un altro commento qualsiasi ragazza che suona l'ukulele è da sposare. Qui a sto punto Asia mi dispiace, ma credo proprio che Gianluca abbia scelto Federica. E Francesco Bruno si sta sbilanciando. Francesco Bruno delle Rane. Francesco, ciao Franci. Allora, innanzitutto ha detto Mischieta meglio di tutto. E poi Francesco, io sto No, piangendo, ho appena detto buongiorno, buona giorno. fortuna, meglio di Tropical E Pizza. questo io credo che vada messo sul curriculum subito. Scusa Asia se ti abbiamo un attimo rubato la scena, non è colpa nostra. E niente, qui ormai è partito un. Oddio, ah, ma qua, giusto, Andrea Bella. Antinori, ciao Andrea, cioè Andrea perché mi ha aggiunto da qualche giorno, quindi ciao. Ma quando uscirà il tuo inedito, chi ci farà la cover? Lo Stato sociale. Tommaso Ah. Paradiso. Aiuto. Oh, Sono finalmente. abbastanza intimorita da questo. La faremo noi, ovviamente. Ah. Perché avremo il nome. Federica suonerà l'ukulele e io canterò. Ma Ok. soprattutto, finalmente, allora, innanzitutto Lorenzo poi approva anche Mischieta, insomma, diciamo che la
la situazione sta un po' degenerando. Comunque stai diventando la posta del esatto, cuore. Però Asia, vorrei condividere con te una domanda molto importante che ha posto adesso Elia. Qual è il, cioè Elia quello di prima, qual è il tuo rapporto con la rivoluzione bolscevica russa dei primi del Novecento? Mi raccomando che io ci tengo molto. Cioè questo l'ho aggiunto io in quest'ultima frase. No, no, mi astengo. Aia. Poi la ragazza di Mauro bifulco è gelosa di te. Che deve fare? Di me? E di te. Sì, a quanto pare sì. Ah, e... Mauro, ho lasciato Asia senza parole. Mauro, troppe dichiarazioni d'amore. Mentre Francesco Bruno dice che ha già ingaggiato coveriste per la Gergo. E noi siamo tanto contente e aspetteremo queste cover. Assolutamente. Della coverista. Non vediamo l'ora. A posto. Detto questo, io direi che è stata una puntata, cioè una puntata, un'intervista pienissima. Hanno fatto tutto loro, gli ascoltatori. E niente, lasciamo libera Asia perché sì, sappiamo noi ti che... ringraziamo tantissimo, è stata una bella intervista, molto divertente. Ma grazie a voi davvero. In bocca al lupo per la recita. E soprattutto ricordati di risponderci anche quando sarai famosa per il tuo inedito. È vero. Che noi ti chiederemo un'altra intervista. E noi quando lo sponsorizzeremo volete. Come se fosse nostro. Esatto. Quindi grazie ancora e alla prossima. Grazie a voi. Ciao. 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 Ciao.